Benvenuti allo spazio TV del Corriere della Sera. Allora, come direbbe un bravo presentatore, siamo orgogliosi di avere nei nostri studi un ospite d'eccezione, Insomma, Beppe Grillo. grazie, anche in forma gratuita, perché non dirlo? Questo È uno dei miei grandi cambiamenti di questo secolo, andare la gratis. gratuità. Vabbè, Andiamo. innanzitutto bisogna ringraziare ovviamente di aver accettato No, l'invito. grazie a voi, sono contento anche di riallacciare alcuni rapporti che sembravano così un po' deleteri, un po' così, rapporti un po' grevi a volte con la stampa, io l'ho sempre avuti, ce l'ho ancora, non è che non ce l'abbia. Io spero che la percezione di quello che diremo stasera arrivi. Perché a volte noi cerchiamo, diciamo delle cose e pensiamo che la gente recepisca la stessa cosa che recepisci tu, dai per scontato un significato, poi non è così. Vediamo se riusciamo a far arrivare alcuni concetti che ci diremo stasera. Ecco, allora, iniziamo subito. Ma lei qui è in veste di comico o di politico? Guarda, io sono in una zona abbastanza strana, perché ho perso il mio diritto di satira. Facendo il politico, come comico, ho perso il diritto di satira e come politico non ho l'immunità parlamentare, quindi sono in una zona Zona d'ombra. che mi arriva. Infatti, lo spettacolo probabilmente inizierà con dei faldoni che io porto dentro una scatola di cartone, faldoni di denunce che mi arrivano per qualsiasi cosa, come capo politico, come capo del movimento. E spiego com'è successa questa cosa, che io mi ritrovo a essere un leader, un capo di movimento, quando io ho sempre detestato leader, capi, movimenti, partiti. Non mi sono mai iscritto a niente e mi ritrovo a essere un leader, considerato un leader nei vostri telegiornali. Prendete delle foto mie di anche 3 anni fa, potrei morire, che io potrei rivivere nelle vostre immagini come leader indiscusso e quindi vado, non muoio mai, non riesco a staccarmi, non ci si riesce a Ma noi staccare. l'abbiamo invitata anche per questo, così aggiorniamo il nostro archivio. Sì, no, no, è vero, ma quindi questo passaggio di nuovo a tornare al comico è la mia natura. Cioè, io non posso vivere con la paura che se faccio una battuta sui vegetariani mi chiama l'attivista di Benevento e mi dice: c'hai i banchetti, c'è gente incazzata, tutti i vegetariani perdiamo 1 milione di voti. È una questione anche di libertà mentale. È una libertà che io voglio ed è stata la mia vita, quella di poter dire le cose in estrema libertà. Io prima dico le cose, poi penso a quello che ho detto. Ecco dove nasce la mia creatività. Ecco, lei è tornato in teatro proprio per riprendersi la sua vita, tornare al suo, Sì, diciamo sì, così, sì, primo sì, amore sì, con lo spettacolo Grillo contro Grillo, sì, sì. che adesso, venerdì prossimo, se non vado errato, riparte da Torino. Ha fatto delle date di debutto a febbraio, adesso ritorno. Ecco, all'interno di questo spettacolo, lei ha detto appunto che in realtà ci sono due personalità di Grillo, no? Che in realtà queste due personalità non sono mai esistite, è stata la percezione del pubblico. E all'interno dello Ma spettacolo si parla anche di questo. È così? assolutamente, sì. Questo linguaggio binario anche mentale che ho avuto, perché il politico deve essere preciso, deve essere sintetico, preciso, obiettivo, reale. Il comico è tutto l'opposto. Io poi sono imprevedibile, non sono mai precisissimo, posso sbagliare. È una mia natura, quella di anche di poter sbagliare un dato piuttosto che un altro. Esprimo un concetto, posso sbagliare il dato analitico. E se sbaglio un dato analitico da politico, con la gente mi crede un politico, posso fare un disastro nel movimento. Quindi questi due concetti di mentalità che si scontrano, il comico e il politico, poi viene fuori un essere elevato, una roba che si eleva da questa dimensione binaria. E lo spettacolo poi verte su tecnologie, su come andrà il mondo, come andrà, perché io do una mia versione, perché ci vuole la visione, anche nella politica. Se non hai una visione a 20, 30, 40 anni, non ti parlare di trivelle, è giusto andare lì alla trivella e dare sul referendum sì, anche se non si capisce cosa fare, diciamo sì e basta, ma non è la trivella, è che a noi manca un ragionamento coerente di politica energetica di 30 anni.
Svezia, Svizzera, Finlandia escono dal petrolio. Qui ho una slide che volevo farti vedere. Questa è molto interessante, non so se è inquadrata. Questi sono i Rockefeller, la fondazione dei Rockefeller, che sono i Rockefeller hanno vissuto di petrolio e di energie fossili per tutta la vita. Da poco tempo stanno disinvestendo i soldi dal fossile. Vuol dire che sta succedendo qualcosa, una bolla, non ci possiamo stare dentro per questi quattro farlocchi che pensano ancora e delirano come dei malati di mente, veramente. Dobbiamo prenderci un periodo di dire cominciamo adesso per costruire, fare le cose dal punto di vista ingegneristico, dal punto di vista della logistica, come trasportare le cose, come costruire i rifiuti, cominciare adesso per passare in 20-30 anni alle rinnovabili. Non puoi buttare la CO2 del petrolio che è sotto, petrolio e gas, se tu lo bruci fai 2.800 di gigatonnellate. 2.800 gigatonnellate, quando ne puoi buttare 500, arriveresti ad aumentare la temperatura del mondo di 5 gradi. Sarebbe un disastro totale, ma non lo vuole nessuno. È vero, non è vero, i negazionisti ci sono sempre. Ma non è questione di civiltà. Si passa adesso, si deve passare adesso. Non pensando che finisca il petrolio e poi passiamo ad altre energie. Non finisce questa storia qua, non finisce. Io facevo una battuta tanti anni fa, è come se l'età della pietra fosse finita perché erano finite le pietre. Non era così, bisogna andare avanti, concentrarsi sul futuro. Il futuro è leggero, non è pesante, il futuro non è bruciare. Senta, lei ha criticato il governo per l'emendamento sulla Total, si è beccato la querela da Renzi. È tutta una finta. Le è andata bene perché qualche anno fa, per aver dato dei ladri ai socialisti di Craxi, è stata allontanata da due anni. Guarda, le querele sono un modo di andare in televisione e dire quereliamo, poi i presupposti non ci sono. Io non ho parlato del PD, ho parlato di un governo che è sporco, con le mani di petrolio, non c'è nessun reato. In quello che ho scritto nel blog, non c'è nessun presupposto giuridico per una denuncia. Lo fanno, vi fanno credere a voi in televisione che la notizia qual è? È Grillo che spara cazzate, dice parolacce, ce l'ha con tutti, è il solito Grillo, adesso lo mettiamo a posto. La notizia è quella, non che vogliono continuare a passare un concetto di energia completamente sbagliato. Una tecnologia di una piattaforma è una cosa costosissima. Vai a 3 chilometri sotto, possono succedere dei disastri che non puoi metterci una pezza, come nel Golfo del Messico. La compagnia è stata multata per, mi sembra, 20 miliardi di dollari. 20 miliardi, ecco dove vanno poi i guadagni di quelle compagnie lì. Allora, questa tecnologia che è l'infrastruttura che crea il prodotto interno lordo, non il petrolio. Il petrolio potrebbero anche regalarlo. Il gas che arriva dall'Uzbekistan, che passa sotto, va sotto gli ulivi di 2000 anni, li tolgono per passare, arrivare a Brindisi, da Brindisi il gas lo portano in Austria. Noi non prendiamo il gas, non costruiamo neanche i tubi, perché li fanno magari la Total francese. Posti di lavoro quali? È una presa per il culo. Vi prego, non cadete nella trappola della percezione del posto di lavoro. Mettono sempre ambiente e posto di lavoro. Bisogna dare un taglio a queste cose. I posti di lavoro sono nelle rinnovabili, migliaia e migliaia di posti di lavoro, non nel fossile. Il fossile è un tubo che metti su o una trivella che va giù. Per l'amor di Dio, non cadete in queste trappole. Ma lei nello spettacolo ne parla anche di questo. Assolutamente, sì. Qual è l'alternativa che lei anche... Al mondo? Al mondo adesso non esageriamo, ma magari anche solo per l'Italia. L'alternativa è far capire alla gente come percepisce la realtà. Perché guarda che noi a volte diamo per scontato dei concetti... Che dici? Io se ti dico l'aria è buona, l'aria pulita ti piace, non te lo dico ti piace l'aria pulita o l'acqua pura da bere, ti piace, non te lo dico neanche perché do per scontato che sia vero. Ma non è più così. Se io ti dico abbiamo rinunciato, non so come, 42 milioni di euro di rimborsi elettorali.
Il giorno che l'abbiamo detto, io ho detto no a mia moglie, ho detto guarda non esco di casa perché se esco la gente sarà talmente grata che nasca un movimento che non prende soldi, di gente che non ruba, che ci abbracceranno, mi abbracceranno per la strada. Io ho detto non voglio gratitudine così, non la voglio, sto in casa, sono stato in casa. Non è successo niente, la gente non ci crede, la gente non ci ha creduto. E noi continuiamo a ribadire, guarda, non prendiamo i soldi, metà stipendio, il microcredito. La gente continua a non crederci, perché se no ci dovrebbe abbracciare per le strade, dovrebbero prendere Di Maio, Di Battista, tutti questi qui, e sommergerli di baci, di affetto e di amore. E di chi è la colpa? E non succede. La colpa è del cervello. No, dico, è la colpa della gente o la colpa di chi? Il cervello, a due livelli, alla mente e al cervello. Guarda che il cervello è una cosa strana. Il cervello è quando tu vai a prendere la macchina, la fai lavare, te la danno tutta pulita, no? Tu prendi la macchina, il tuo cervello diventa albanese, diciamo. Dice bella, pulita, nuova, nuova. La mente dice, guarda coglione, è sempre la tua macchina, ha sempre quel rumore lì, è vecchia, è solo più pulita. Questi due piani comportano una cosa, che tu percepisci la realtà ma non percepisci più la verità. La realtà qual è oggi della democrazia? Che io ti do dei soldi, ti do la scarpa a destra, poi ti do la scarpa a sinistra e tu mi dai il voto. Questo verte su questo concetto ormai in disuso, vecchio anche come concetto, no? Di Lauro. E questa è la realtà ancora di oggi, no? La verità qual è? La verità è che noi non prendiamo i soldi, noi non ci siamo dentro. Noi dovremmo essere staccati da tutto e dovrebbero vederci come una composizione miracolosa che entra in un momento politico devastante a salvare questo poco equilibrio di democrazia, perché guardate che la velocità con cui un paese si trasforma in nazista e fascista è sotto gli occhi di tutti. È questo tipo di velocità che dà il senso della civiltà di un popolo, e questa velocità da noi si è rallentata. Guarda Svezia, Danimarca, Olanda, Francia, Grecia sono al governo, i nazisti. Da noi non è successo, dovrebbero abbracciarci. Perché non ci abbracciate per le strade? Non ci votate, ma abbracciateci almeno. Non ci votate, non lo vogliamo il voto. Vogliamo l'affetto e l'amore, perché è una cosa che abbiamo fatto straordinaria e non vi arriva. Dobbiamo fare come il tenente Colombo. Tenente Colombo. Perché la comunicazione, ogni volta che ripeti siamo i migliori, siamo i meglio, siamo onesti, così arriva al contrario. Nixon, quando è andato in televisione a dire io sono innocente, tutta la gente ha pensato colpevole. Hai capito il meccanismo? È lo stesso nostro. Ci vuole il tenente Colombo che entra nella scena del delitto e spiazza tutti. Arriva lì e parla del capotto, della macchina, della moglie, e se l'ingrazia così, poi dà ragione a quello che poi si sai già che è l'assassino, lo coinvolge, gli dà ragione, ha ragione, perché poi un attimo prima di uscire dalla stanza, sta per uscire, si ferma, si gira e fa una domanda che mette in crisi tutto quello che aveva detto prima. Allora dobbiamo trovare delle strategie del tenente Colombo che arrivino alla gente, a questo meccanismo mentale che non è contenibile, non è più neanche ben capibile per uno che fa il comico. Ecco, lei prima ha detto che voleva riprendersi la libertà e aveva già dichiarato che faceva un passo di lato. Ma per spazzare via qualsiasi ambiguità, non le converrebbe cedere la proprietà del marchio Movimento 5 Stelle, così tutti capiscono che lei non è più il politico Grillo? Sarebbe disposta a farlo? Questa domanda non la riesco a capire, perché non è questione di proprietà del marchio o non marchio. Io ho una funzione come quella di Casaleggio, che è la comunicazione. Abbiamo una funzione di garanti, perché se entra un negazionista, e come è successo, entra un negazionista del Movimento 5 Stelle, è una garanzia per mandarlo via immediatamente. Uno che dice che ad Auschwitz c'era un campo giochi bed and breakfast, capisci? Allora vai fuori dalle palle immediatamente, non sto a fare la votazione online se è giusto o non giusto, se sei massone, se sei negazionista, se hai precedenti. Queste 5-6 regole che servono per entrare in questo movimento le garantiamo noi, a volte con il voto, quasi sempre col voto, ma quando è palese non serve il voto.
Io le proponevo questa ipotesi giusto perché così lei si muoverà guardi, dalla sua doppia non funzione. Sì, ma succederà assolutamente, come ho tolto il nome dal simbolo e poi io voglio che il movimento diventi con una sorta di non chiamiamola proprietà, ma di gestione da parte di persone che sono dentro il movimento, che sono nati con me, con Gian Roberto, con tutti. Quindi è già in corso questo procedimento di cambiamento. Non è, io torno a fare il comico perché è la mia natura, non vede come scalpito, non ho niente di ho qualcosa di politico. Faccio quello che sono sempre stato, andavo alle amministrazioni dei consigli di amministrazione dell'Enel, andavo alle consigli di amministrazione della Parma, non c'era il movimento, andavo, compravo 3 azioni, andavo a parlare agli amministratori dicendo: ma questo è un bilancio, sono ragioniere, come mai qui ci perdi 2.000, qui guadagni 1.000, perdi 2.000 e dici che vai bene? L'ovvio, io ho sempre controllato l'ovvio. L'ovvio non lo controlla mai nessuno, lo dai per scontato di nuovo, però dietro poi uno yogurt ni un frigo, uno yogurt, chi lo va a controllare? E io per la prima volta anni fa controllavo sto yogurt e faceva 6.000 km su un camion, 6.000, quindi devastava mezza Europa, perché io mangiavo questo yogurt innocuo e il mirtillo arrivava dalla Danimarca e la plastica arrivava dal Golfo Persico col petrolio, l'alluminio dalla bauxite dall'Australia, cazzo, c'era un giro di roba dietro questo yogurt e un litro di petrolio, un litro di acqua minerale, andava a controllare la logistica, come fa un kiwi arrivare qui da 10.000 km costare meno che il kiwi che col terreno, questa dissonanza della ragione Mi esaltava e mi esalta ancora, mi esalta questa visione della politica, dell'economia, ma è incredibile. Senta, a proposito di votazioni, sì. Il Movimento 5 Stelle, secondo... Voleva farmi una bella intervista sullo spettacolo. È fantastico. Vede che anche lei non riesce a dissociare la sua professione. L'ultima domanda, diciamo così, tra virgolette, di politica. Rischiate, voi il Movimento 5 Stelle, secondo gli ultimi sondaggi, di vincere con Virginia Raggi dei comunali Roma. Faccio questa dichiarazione: se la Raggi non vince, mi do fuoco in piazza. Come perché di nuovo io sono veramente, ma lasci perdere i movimenti, la politica, parlo da uomo normale, come non so se lei è un uomo normale, però da persona normale, io non capisco come una persona non voti una persona come la Raggi, non lo capisco. Ma veramente, qual è il meccanismo mentale che uno dice, dato che è una persona per bene, competente, mamma, è dentro i conti da un sacco di tempo, si presenta bene, è una bella persona, non ha precedenti, è un avvocato, non la voto? Ma io divento pazzo. Ma come faccio? Allora, il discorso è di far arrivare alle persone dei concetti semplici, che ci sembrano semplici, ma che non arrivano più, arriva al contrario di tutto. Oggi la realtà è rovesciata, no? Di come ti devi mettere a gambe in su, a testa in giù e guardare. E quando tu sei oggetto di critica di tutti i media, dovete ragionare che quando sei oggetto di critica di tutti i media insieme, hai ragione tu. È questo lo sviluppo oggi dell'economia e della politica mondiale. Media, cioè grandi multinazionali che tengono i media, e i media fanno andare gente in piazza a soverchiare governi eletti democraticamente dai popoli. Questo è quello che c'è oggi. La Confindustria mondiale non gli piace che ci sia un sindacalista che faccia il presidente del Brasile, non gli piacerà mai. Non gli piacerà mai che un contadino vada a fare in Bolivia il presidente della Repubblica, o che una partigiana faccia il presidente della Repubblica. Non lo accettano queste cose. E allora portano in piazza con l'informazione falsata, indegnamente falsata, a rovesciare dei governi messi lì dai cittadini. Questo è quello che sta succedendo anche in Italia. I vostri media, ora lei magari è un pezzettino così di obiettività, perché però il contesto di questo è un contesto dove c'è una Confindustria che gestisce, ci sono le banche che gestiscono,
Ma dove ha mai visto la Confindustria che ci abbia una radio e un giornale? Al mondo? Dove? Dove? La Confindustria? Che cos'è? Chi c'è dentro? Cosa sta succedendo in questo paese qua? Bisogna ripensare questo, non abbiamo più il tempo. Non c'è più il tempo, un piano B ci vuole, energia, economia, fare delle cose che poi risultano insmaltibili, non si può più costruire. Costruire case in un'altra maniera, costruire energia con altre fonti, costruire la comunicazione. Guardi, non so se posso dirvelo, ma Zuckerberg, Anderson, questa gente della Silicon Valley sta dicendo che l'inserimento di 500.000 robot entro il 2025 porteranno milioni e milioni di disoccupati. Se ci sono milioni di disoccupati, i robot producono, quindi la produttività aumenta, cioè le cose prodotte, i lavori scompaiono perché lavora la macchina, allora tutta questa cosa prodotta dai robot, chi la compra? Chi la compra? Una volta era la classe media che comprava, la classe media sta scomparendo perché gli stipendi della classe media si stanno abbassando, chi aveva 3 appartamenti, 4 case, viveva abbastanza agiatamente, oggi ha solo dei problemi perché gli affitti non si pagano, hai solo le tasse, quindi c'è un problema. Se non inserisci in questo passaggio dall'economia di produzione forte, industriale, a questa economia più leggera, di cognitiva, si chiamano capitalismo cognitivo, questo passaggio epocale, non inserisci violentemente un reddito universale, cazzo, per tutti, non ne esci, ci vuole la gente che compra le cose che facciamo, non c'è più, sta scomparendo in questo momento qua, per piacere è una cosa normale, in Svizzera stanno facendo il referendum a giugno sul reddito universale, noi stiamo tentando da una vita di dire alla sinistra, alla destra, ma vi sembra possibile che abbiamo 9 milioni di famiglie sotto la soglia di povertà, c'è in tutta, l'inizio è un reddito di cittadinanza, ma il sogno è un reddito universale per tutti, mettere al centro l'individuo, togliere il salario, perché il salario dal lavoro sta finendo, il lavoro salariato sta finendo, non c'è più. Sono diverse aziende che come benefit danno, anziché premi in moneta, danno il tempo libero. Quindi ci saranno mille sfaccettature di queste cose qua, ma il rapporto deve cambiare il rapporto, metti al centro l'individuo e non il mercato del lavoro. Io ho un reddito, decido io se lavorare, quanto lavorare, come lavorare. Magari non faccio niente, chi lo sa? Magari sono un creativo, magari sono... Allora, come si finanzia questa cosa? Perché tutti... Sai qual è la reazione? Lui non fa un cazzo, io mi faccio il culo e tu gli dai gli soldi senza fare niente. Questa è l'invidia che c'è dentro di noi. Ma è la cosa, è l'unica soluzione. La finanzi con una... progressivo sviluppo di un sistema fiscale, cioè di togliere tutte le tasse dal lavoro e dal reddito e incuneare questo 50%, è stato calcolato mediamente, progressivo, una tassa sui consumi, cioè alla fine. Vi faccio un piccolo esempio, fatemelo, lo dico nello spettacolo, un piccolo esempio. Allora, la domanda è, chi deve pagare le tasse? Chi fa il pane di notte o chi lo compra al mattino? Vedete che adesso le sinapsi cominciano a dire perché tutti e due, uno. Allora deve pagare chi compra il pane. Che è così. Quando tu prendi un caffè da 1 euro, in quell'euro lì cosa paghi? Paghi il caffè, la tazzina, il servizio, le tasse, la luce, il caffè l'acqua. Che è arrivato, i trasporti, tutto quell'euro lì. Allora se tu togli le tasse del lavoro e le tasse sul reddito, la composizione di quel reddito, di quell'euro lì, la composizione dell'euro che paghi, cambia. Paghi il 50% e il prezzo rimane sempre 1 euro, ma il 50% del prezzo diventa una tassa che tu finanzi tutto. Perché non c'hai più la tassa sul lavoro, non c'hai più la tassa sul reddito. Allora, rapporto datore di lavoro... prestatore d'opera, si mettono d'accordo, io voglio un lavoro, ho già un reddito, posso lavorare, hanno fatto un'indagine, l'80% di persone hanno detto io farei lo stesso lavoro perché amo il mio lavoro, anche se avessi un reddito, farei quel lavoro lì,
Un altro 10% ha detto farei quel lavoro lì ma lavorerei di meno, e un altro 10% ha detto non farei niente, sarei creativo, andrei a girare. È la tua vita. È la tua vita che metti in centro. Ti scegli il lavoro, non sei scelto dal lavoro. Milioni di persone sono convinte ad avere un posto di lavoro, hanno un posto di reddito e fanno qualsiasi tipo di lavoro per sopravvivere, ma non è vita. Senta, lei tutto questo lo dice nello spettacolo. Mi deve abbracciare adesso, mi abbraccio. Vuole che l'abbracci? No, no, mi abbraccio, sì. L'abbraccio, molto. Io calorosamente, okay, perfetto, la sento vicino. Perfetto. Ma siamo in conclusione, ma lei tutte queste cose le dice nello spettacolo, ma il tema dello spettacolo è anche Grillo contro Grillo, no? Alla fine chi... Sì, ma chi il vincerà? Grillo contro Grillo è queste due personalità che si scontrano e poi non è ci sia un vincitore. Esce un grillo elevato che si eleva e dice guardate che la soluzione ce l'avete voi dentro di voi, perché bisogna che tipo di vita vuoi fare. La domanda che ci dobbiamo porre non è petrolio o non petrolio, è che tipo di vita vuoi fare e far fare ai tuoi figli. Siamo diversi, io sono nato in una generazione che il punto fisso del successo era il grano, dopo la guerra il grano era il grano per arrivare al benessere. I miei figli non sono più così, i ragazzi oggi non sono così, hanno altre strutture mentali, vogliono l'associazione, vogliono l'ambiente, vogliono fare un andare in bicicletta in un bosco, vogliono altre cose che io non ci sognavo, non, mai mi sarei avrei mai pensato di fare una roba così. Oggi i ragazzi vogliono altre cose e non c'è nulla che gli vada incontro, nulla. Viviamo in un momento di ansia, di paure, ansia, c'hai l'ansia, perché la politica è priva di ideologia, quando non c'è più ideologia nella politica, è amministrazione. Come fai a appassionare uno a un conto corrente, a un'amministrazione? No, non si appassiona. La passione determinava il potere, tu ti appassionavi e ti concedevi al potere dell'ideologia. Non essendoci la passione, come fanno con l'ansia, con la paura? Hai paura di tutto, hai paura del diverso, hai paura di quello, hai paura di quell'altro, hai paura della tua cassetta delle lettere, hai paura di Equitalia, hai paura delle tasse, hai paura di tutto. Con la paura sei sotto scacco. Ma mi dica la verità, le dà più soddisfazione fare il politico o il comico? Ma io cosa ne so, ma perché voi la parola politica non sapete neanche descrivermi cosa significhi? Io quando parlavo nei miei spettacoli, parlavo delle stampanti 3D, di che cosa parlavo? Di politica, di economia, di finanza, o ero un comico? Io parlavo di quelle cose lì come parlo adesso con lei, sono questo io. Se venite a teatro e venite lì, io vi parlo, vi dirò delle cose. Io voglio che non vengano i grillini solo. Io voglio un pubblico vero. E c'erano i pubblici. Il pubblico, quello che arriva a teatro, quello che gli stai sulle palle, no? Lo vedi. Però è venuto per dimostrare a se stesso che gli stai sulle palle. Non ti apprezzava come politico, non lo facevi ridere come comico, però i figli hanno detto... Però la curiosità di avere la conferma e guardandomi in faccia volevano averla. E vedere questa gente che non, all'inizio non rideva, con le facce così, come dire dai prova a farmi ridere adesso, e vederli piano piano sciogliersi, piano piano ridere, e piano piano in queste due ore sciogliersi, e questa è la mia vittoria, far arrivare al teatro quella gente lì. Allora, noi ringraziamo Grillo, punto, sei comico. No, ma ora voglio che mi abbracciate per tutto quello che abbiamo fatto. Io mi merito questo, non voglio soldi, ma voglio il vostro affetto, va bene?